Sarebbe facile farmi fuori. Molto. Non è sicuro, però. Sparando, sì. Se ti colpissi, chi sospetterebbe di me nell'altra zona? Hanno aperto la tua bara. E hanno trovato Harvey? Peccato. Alga, che stupidi siamo noi a parlarci in questo modo, come se io potessi fare del male a te e tu a me. Tu hai le idee un po' confuse su tutto. Nessuno tiene più conto dei valori umani, neanche i governi se ne preoccupano. Loro parlano di popoli, di proletari, io parlo di astuti e difesi. Non cambia nulla. Hanno i loro piani quinquennali. E anch'io. Una volta credevi in Dio. Certo, ma ci credo ancora, mio caro. Io credo in Dio e nella misericordia divina. I morti sono più felici morti. Non perdono un granché a non essere qui. E tu in che cosa credi? Basta, se leverai Anna da questo guaio, sii buono con lei. Ne vale la pena. Come mai non ti ho detto di portarmi qualche pillola per lo stomaco? Alga, vorrei farti lavorare con me. Di quelli che sono a Vienna non mi fido, mentre noi siamo vecchi amici. Quando ci avrai riflettuto, fammelo sapere. Ci vedremo dove e quando vorrai. Ma quando ci vedremo devi venire solo, eh? Senza la polizia. Non te lo dimenticare. Non fare quel viso triste. In fondo non è questo dramma. Sai quel che diceva quel tale? In Italia per 30 anni e sotto i Borgia ci furono guerre, terrore, omicidi, carneficine, ma vennero fuori Michelangelo, Leonardo da Vinci e il Rinascimento. In Svizzera non ci fu che amore fraterno. Ma in 500 anni di quieto vivere e di pace che cosa ne è venuto fuori? L'orologio a cucù. Ciao, Alga.